Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, innanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Deliandur nostra delicta. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. È la seconda domenica d'Avvento, ieri abbiamo celebrato la grande solennità dell'Immacolata Concezione. In questi primi vespri la liturgia ci propone l'inizio del Vangelo di San Marco, è l'Evangelista più breve, solo 16 capitoli, dove l'Evangelista vuole additare Gesù come il Figlio di Dio. E tutto il Vangelo breve si narrano tanti miracoli e soprattutto esorcismi, dove Gesù allontana Satana in nome di Dio: ti dico, taci, esci all'istante. San Marco vuole dimostrare così che Gesù è veramente Dio, il Verbo di Dio incarnato. L'inizio del Vangelo inizia proprio con la figura di San Giovanni Battista, perché San Giovanni ci deve aiutare a prepararci bene al Santo Natale. L'Avvento è un periodo di preparazione, di purificazione, di conversione. Il Vangelo di oggi è molto sintetico, invece se si legge la versione di San Luca oppure di San Matteo vediamo che Gesù è molto più, l'Evangelista è ancora più duro. Convertitevi, razza di vipere, dice ai farisei e sadducei, perché sono falsi, bugiardi, coloro che avevano una grande cultura. Potremmo prendere di paragonare il sacerdote ai vescovi di oggi, perché coloro che frequentavano la sinagoga conoscevano bene la legge di Dio, invece si comportavano male, dice Gesù nel Vangelo. Se la vostra giustizia non supera quella degli scrivi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè, la vostra giustizia vuol dire santità, quindi non si salvano. Perché? Perché sanno e non mettono in pratica. E San Giovanni così dice: razza di vipere, perché siete veduti qui? Fatevi l'esame di coscienza. E così ci dice oggi San Giovanni il Battista: perché vi state preparando al Natale? Fatti bene l'esame di coscienza. Che cosa tu non piaci a Gesù? Sei come Gesù, sai perdonare, sai amare. Come ti comporti con il tuo prossimo? Vivi con purezza, nell'onestà della tua fede, nella semplicità, ma soprattutto con la purezza di cuore. Sei sincero con te stesso, ti nascondi dietro un dito, nascondi i tuoi peccati, i tuoi difetti. E San Giovanni è così, come Padre Pio. San Giovanni li guardava e gli faceva l'esame di coscienza, la radiografia dell'anima, come Padre Pio, come San Giovanni Maria Vianney curato d'Ars. Quando si andava a inginocchiare, la confessione durava 3 minuti con Padre Pio, uno su tre cacciava fuori, vai via. Vai prima a messa la domenica, poi vieni a confessarti, vai via, non bestemmiare più, perché la bestemmia del diavolo sulla tua lingua. Così era Padre Pio. E così San Giovanni Battista. Andavano da lui perché era un grande profeta, perché faceva cose, sapeva cose che soltanto Dio poteva rivelarle. E quindi un uomo di grande elevazione spirituale, di grande conoscenza della legge di Dio. Era figlio di un sacerdote, Zaccaria, era parente di Gesù.
Santa Elisabetta, sua mamma era la cugina della Madonna, è stata santificata nel grembo di Santa Elisabetta. Era una persona di grande santità. E San Giovanni, quindi, questa è la sua funzione. Io non sono il Messia, anzi, adite a Gesù, lui è il vero Messia. Io non sono degno neanche di sciogliere. E San Giovanni ci insegna, soprattutto oggi, l'umiltà. Riconosce chi è. La mia funzione è quella di essere la voce. Io devo parlare di Gesù e vi devo condurre a Gesù e basta. Non a me stesso, l'umiltà. Perché lui fosse figlio di sacerdote, aveva una grande dignità, lui si abbassa, non sono degni neanche di sciogliere le gacce dei suoi sandali, che era l'attività più bassa dei servi. E quindi San Giovanni si considera semplicemente come il servitore. Sono qui per servire Gesù, così anche noi. Dobbiamo servire Gesù, dobbiamo condurre l'anima a Gesù, dobbiamo additare Gesù come l'unico Messia, non noi stessi, condurre le persone a noi stessi, ma il nostro fine è di condurre l'anima a Gesù. E San Marco cita proprio il testo di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura, perché il testo di Isaia è fondamentale, perché Isaia già profetizza 700 anni avanti Cristo la figura di San Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, cioè mettiti sul cammino della santità, corregge le tue azioni, comportati bene. E soprattutto questo testo fa riferimento soprattutto perché Isaia sta scrivendo al popolo di Israele che ormai deve ritornare dall'esilio babilonese. Dopo la distruzione della città di Gerusalemme, a causa delle sue infedeltà, 586 avanti Cristo, dopo la deportazione in Babilonia, il popolo si sente scoraggiato a venir meno. Soltanto un piccolo resto tornerà, i cosiddetti gli Anawim, circa 2000 persone, per ricostruire Gerusalemme, perché sono gli umili, verranno chiamati dal Signore. Fondamentale, come dire, l'umiltà per proclamare, l'umiltà per essere docile. E il profeta Isaia invita il popolo, non abbiate paura, perché il Signore faciliterà il vostro ritorno, le vostre difficoltà. Anche così il Signore facilita la tua conversione. Non vergognarti dei tuoi peccati, se hai fatto cose vergognose, qualsiasi cosa, umiliati, abbassati, che il Signore ti aiuterà in questo cammino di purificazione, dice il profeta. Parlate al cuore di Gerusalemme, gridate che la sua tribolazione è compiuta, il popolo è stato purificato, la sua colpa è stata scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Difatti Gerusalemme è stata distrutta dalle siri babilonesi. Tutti quanti sono stati quindi deportati in Babilonia, 70 anni di esilio. Dopo 70 anni il popolo, grazie a Ciro, l'editto di re di Ciro, Ciro il re di Persia, il popolo può ritornare a Gerusalemme. È stato purificato, Dio ti ha punito, perché molte volte il Signore è come un padre, ci purifica, ci castiga, ci punisce, perché siamo della dura cervice, come dice il testo, siamo stolti molte volte, non vogliamo correggerci, allora il Signore ti purifica per dire svegliati. Ma non perché ti ama, lo dice, abbiamo visto la seconda lettura di San Pietro, che è un bellissimo testo, poi vedremo. Nel deserto quindi preparate la via del Signore, la via del Signore, spianate la steppa, la strada per il nostro. Ecco, il Signore viene incontro per aiutarti in questa conversione. Ogni monte e ogni colle siano abbassati, quindi ogni terreno accidentato si trasforma in piano, cioè il Signore facilita il tuo cammino, ogni difficoltà viene allontanata, allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno per bocca del Signore, quindi perché la bocca del Signore ha parlato, cioè quando Dio dice una cosa, quello si realizza, il Dabar, Yahweh, la parola di Yahweh, una parola potente che realizza ciò che dice. Il Signore ha detto e così sarà, questo significa avere fiducia, quando il Signore ha detto una cosa, è così, non dobbiamo mancare di fiducia verso di Lui. Alza la tua voce con forza, tu che annunci lieti notizie a Gerusalemme, alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con potenza, ecco il testo profetico, annuncia il Messia, annuncia la venuta di Gesù in mezzo a noi, dopo la purificazione, dopo che il popolo è stato purificato, l'uomo adesso è pronto per ricevere l'annuncio della salvezza, l'annuncio del Messia. Ecco, egli ha con sé il premio, la sua ricompensa lo precede, come un pastore egli fa pascolare il greco. Ritorna alla figura del buon pastore, un pastore che porta gli agnellini, le anime più deboli,
più tenere, li porta in braccio, li accarezza, li conduce, li aiuta, perché è importante essere piccoli come l'agnello per essere graditi al Signore. L'anima superba, orgogliosa, l'anima altezzosa, l'anima che si mette sul piedistallo, vuole sempre avere ragione, appunto Dio sempre li aggiudica gli altri, temperamento collerico, si sente superiore a tutti, è uno stolto. Non potrà mai stare in braccio a Gesù, essere contro Gesù, perché la superbia ti fa diventare pesante, gonfio. E allora dobbiamo essere piccoli, ecco, dice, e il Signore che è il tuo buon pastore deve condurre il pascolo, cioè a nutrirti spiritualmente, per poter quindi entrare nella terra promessa. E difatti la seconda lettura, bellissimo testo, San Paolo scrive alla comunità dei cristiani nell'Asia Minore. San Pietro ha scritto due lettere alle comunità di cristiani, e oggi è la seconda lettera dove San Pietro parla anche quello che sarà la parusia, come avverrà alla fine del mondo, un fuoco che distruggerà tutti, tutto sarà distrutto davanti all'ultimo giorno, giorno del giudizio. E dice San Pietro: non abbiate paura se apparentemente il Signore sembra che non faccia quello che deve fare, come se ritardasse la sua presenza. Una cosa dovete sapere, dice San Pietro, davanti a Dio un giorno è come mille anni come un giorno solo. Che significa questo? Che nell'aldilà non c'è tempo. La vita su questa terra è come una retta, c'è un inizio e una fine. Nell'aldilà è come una sfera, non c'è un inizio e una fine, è un'altra dimensione di vita. Quindi non avere paura, perché il Signore, dice San Pietro, non fa le cose con fretta. Il Signore non ritarda a compiere la sua promessa. Se dice questo sarà, non ritarda. Anche se alcuni pensano di lentezza, che Dio è troppo lento, che deve agire con più in fretta. Molta gente ha il diritto, addirittura è talmente superba che vogliono addirittura giudicare l'opera di Dio. Dice San Pietro, non è così, perché non c'è il tempo nell'aldilà, è continua. E invece è magnanimo, magnanima, un cuore grande. Se il Signore agisce così, perché vuole che non vuole che alcuno si perda, perché il fine del Signore è la salvezza degli anche, tutti giungono alla conoscenza della verità e si salvano, dice San Paolo nella lettera a Timoteo, seconda lettera a Timoteo 2,5. Quindi questa è la volontà del Signore, che tutti si salvano, un cuore grande. Quindi lo scopo fondamentale, ecco, di questo periodo di avvento, periodo di purificazione, il Signore ci deve aiutare in questo cammino di conversione. Infatti San Giovanni negli altri Vangeli parla di metanoia, convertitevi, cambiate direzione, cambiate mentalità, perché questo è l'avvento. E soprattutto con calma, con pace, perché Dio vuole, questa è la volontà di Dio. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato, le menti consumanti dal calore si dissolveranno. Ecco, parla San Pietro, che quando arriverà la fine del mondo, improvvisamente ci troveremo catapultati nell'aldilà, tutti, nessuno. E quindi dobbiamo essere sempre pronti e vigilanti. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la nostra vita, dice San Pietro? Sappiamo che la vita qua giù non è niente, è soltanto un pellegrinaggio, un esame, diceva Padre Pio. Sapendo questo, come ti devi comportare nelle preghiere? Nell'aspettare, aspettate e affrettate la venuta del giorno nel quale noi la promessa aspettiamo nei cieli e nella terra, e dice così, fate tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Questa deve essere la nostra preparazione, conservare la pace. Quando manca la pace, shalom in ebraico, vuol dire che l'anima l'anima è turbata, vuol dire che l'anima non ha la coscienza pulita davanti a Dio, vuol dire che la persona sente di sé c'è qualcosa che non va, senza colpa e senza macchie. Questo è l'avvento, un periodo adatto per fare l'esame di coscienza, perché la volontà di Dio è proprio questa, la nostra conversione. E ci dà proprio la figura di San Giovanni Battista, che vita di penitenza, viveva, si nutriva soltanto di locuste, cioè di cavallette, e di miele selvatico. Una vita fatta di grande penitenza, perché mille anni, come un giorno solo, questa vita è soltanto niente.
in confronto all'eternità che ci attende. Fra poco tutti un giorno compariremo davanti al giudizio di Dio, tutti quanti, nessuno può scampare. Ecco, allora, questo contemplando proprio il presepe, San Francesco che ha inventato lui il presepe, quest'anno ricorre 800 anni del presepe, c'è cioè l'indulgenza plenaria, contemplando quel presepe San Francesco piangeva notte e giorno, è possibile che quel bambino è Dio? E piangeva. Per lui è una cosa, ecco, l'umiltà di Dio, la kenosis, Dio che si abbassa, si umilia, si fa come mezzo a noi come uomo, perché? Per salvarci, per farci conoscere chi siamo e qual è il fine della nostra vita. Questo è il motivo, ecco, del Santo Natale, è il motivo, ecco, dell'Avvento, perché l'uomo deve prendere coscienza di che cos'è la vita, che è soltanto una prova, una preparazione per l'eternità. Affidiamoci alla Vergine Santa, che è la nostra Madre Immacolata, Corredentrice, come la definivi Papa San Giovanni Paolo II, Padre Pio nel suo epistolario, lei che ha sofferto tanto, perché è stata associata a Cristo nell'opera della nostra salvezza, che è la nostra Madre, mediatrice di tutte le grazie, e passano dal cuore Gesù a noi attraverso Maria, che è, la dice San Bernardo, il canale e l'acquedotto di tutte le grazie. Siano lodati Gesù e Maria.